assolutamente. E quindi io e Gloria ci spostiamo leggermente, perché adesso iniziamo e la prima cosa che facciamo è ovviamente presentarvi le nostre Miss. Arriva! Let's go! Million volts in a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight's gonna be the one. Eccole qua le nostre miss, le nostre lady e il nostro mister, che stasera ha una vita abbastanza facile, devo dire, perché purtroppo i mister forse non sono riusciti ad arrivare su dalla salita di Saretto, però devo dire che sarà una serata comunque ricca di grandi emozioni. Loro sono in gara per portarsi a casa un posto sulla costa fascinosa nella finalissima Miss e Mister Model 2024 dal 6 al 10 di aprile 2025, questo perché ogni volta la finale dell'anno viene fatta all'inizio dell'anno successivo, e tutta la gara è da fare con la giuria di questa sera, con questa splendida cornice saretina e con la collaborazione del pubblico, al quale chiediamo ovviamente gli applausi per le nostre ragazze e per il nostro mister, che adesso salutiamo e congediamo perché siamo pronti a iniziare la gara, quando ve le presenterò una ad una nei tre diversi momenti che ho già anticipato. Quindi uscita elegante, prova comunicazione e naturalmente uscita in costume da bagno per la valutazione della fisicità. Giuria, foglia alla mano, penne alla mano, perché stiamo davvero per iniziare. Vi chiedo soltanto l'applauso per il dottor Franco Mussari, il nostro patron, che questa sera si presta, applaudi appena la signora, non si capisce perché, signora si è già innamorata di Franco, brava, ottimo gusto. Oltre che essere il nostro patron, l'anima di questo concorso che da 13 anni gira per il Nord Italia, questa sera si presta anche come regista musicale. Ma noi iniziamo, la giuria è pronta, iniziamo con la sfilata in abito elegante, quindi vi presento la prima Miss, che porta il numero 1 e che si chiama Andrea Sassone. L'applauso per lei, eccola. Mi occuperò di presentarvi queste fanciulle. Andrea, per esempio, arriva da Romano di Lombardia, provincia di Bergamo, e ha 27 anni. Sorridente Andrea ci lascia per lasciare il posto alla numero 2, l'applauso per Melissa Zorzan. Eccola qui, l'applauso per la numero 2 che arriva adesso sulla passerella per l'uscita elegante. Melissa, 17 anni, arriva da Milano. Di Prince, proseguiamo l'uscita elegante con la numero 3, l'applauso per Rita Franceschini. Eccola qui, che gioca in casa peraltro oggi, devo dire la verità, è quella che ha fatto meno strada di tutti per arrivare, arriva da Sarezzo infatti e ha 23 anni. Thank you.
Ringraziamo anche Rita che lascia il posto alla numero 4. Arriva Desiree Mazzoni, eccola qui. Un bel applauso anche per questa biondissima fanciulla, giovanissima, Desiree ha 15 anni e arriva da Cremona. Proseguiamo dopo la bella Desiree, arriva un'altra bellezza giovane, la numero 5, si chiama Sofia Ghidini. L'applauso anche per lei, un cognome che da queste parti è piuttosto diffuso. Arriva infatti da Lumezzane e ha 15 anni. Vogliamo mettere in difficoltà la giuria questa sera, perché con la numero 6 vi sembrerà di vedere un déjà vu. Lei è Benedetta Ghidini, l'applauso. Meno male che è vestita in modo diverso. 15 anni anche per Benedetta da Lumezzane. Queste le fanciulle della categoria Miss ed ora la bellezza delle nostre lady a partire dal numero 10, Cristina Antone. Eccola qua, Cristina, bellissima, 35 anni, arriva da Milano. We must join the fight, together we are strong. We must do what's right in every situation. Love each other's lives as you would do your own. Just think twice. E proseguiamo con la numero 11, lei è Maria Mascolo. Un bel applauso per Maria, eccola qua. 47 anni, Maria arriva da Gardone Valtrompia, anche se l'accento non è proprio valtrumplino, diciamo, le origini sono un pochino più lontane, ma è come se fosse dei nostri. Che arriva subito, si chiama Patrizia De Pace, eccola qui, un bel applauso anche per Patrizia che arriva da Legnano, provincia di Milano, e ha 45 anni. His Romeo is bleeding, you can't see his blood. Avanti con la numero 13, arriva per noi Leda Maccabiani, un bel applauso anche per lei. Quarant'anni, Leda arriva da Mairano, provincia di Brescia. Well, I guess I'm not that good anymore.
E dopo la bellezza delle nostre miss e delle nostre lady, accogliamo anche il nostro mister di questa sera. Si chiama Fausto Spada con il numero uno. Eccolo che arriva. L'applauso, mi raccomando, dalle signore, sostenetelo, perché sarà dura per lui stasera dare battaglia. 32 anni da Lumezzane. And deceiving by when I give you all my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. E questa era la prima uscita in abito elegante. La giuria ha valutato il portamento e l'eleganza delle nostre miss, del nostro mister, delle nostre lady. Tutto a posto, giuria, avete valutato bene, mi raccomando, è soltanto il portamento. Adesso chiedo la collaborazione della nostra Gloria, che mi aiuterà con recuperando l'altro microfono gelato per l'intervista alle fanciulle, perché adesso c'è la prova comunicazione, quindi io arrivo, ripeto, subito. Vieni cara, sperando, grazie, di riuscire ad affrontare il percorso interno. Vedo che anche tu come me hai messo le scarpe adatte al posto. Sì, è proprio perfetto, scusate Gerria, no, se passo davanti a voi. Ce la facciamo Anche perché adesso le ragazze si rivolgeranno direttamente alla giuria. Benissimo. Ripeto, io ho 40 domande in questa cartelletta, verranno scelte in maniera assolutamente casuale, e quindi i microfoni, le fanciulle che vanno, chiameremo qua sul palcoscenico, ripartendo dalla numero 1, Andrea Sassone. Eccola qua. Eccola. Mettiti pure qua, Andrea. Mettiti dall'altra parte, Gloria. Adesso le ragazze saranno tutte vestite uguali, così che non vi distraiate con loro, ma che li ascoltiate parlare. Un numero da 1 a 40. 4. Era già pronto, eh? Vediamo la domanda fatidica. Allora, devi fare un lungo viaggio. Scegli l'auto, il treno, la moto, l'autobus o l'aereo, e poi ci spieghi anche il perché della tua scelta. Vai. L'aereo, perché... Beh, innanzitutto dipende anche dove, la distanza, e mi piace la comodità. Allora, visto che ci hai risposto velocemente l'aereo, adesso ci dici anche dove ti porterà questo aereo. In Brasile, visto che le mie origini sono brasiliane, mi manca abbastanza il Brasile, e direi subito Recife, Pernambuco, dove poi andrei dalla mia famiglia. Che bella questa cosa. Senti, il viaggio in aereo da Sarezzo al Brasile, da Sarezzo... È lungo, perché sono tante ore. Cosa fai in aereo durante tutte queste ore? Dormi? Mi addormento. Compri i prodotti delle hostess che ti portano in 5 secondi? I profumi. Esatto. Me lo godo il viaggio, mi godo il viaggio, guardo film, mi rilasso. Va bene, ci piace. Andrea, facci un'altra piccola sfilatina, poi possiamo salutarla sull'applauso del pubblico di Sarezzo. Un applauso da Andrea! Questa è proprio la musica adatta al posto in cui ci troviamo. Bravo Franco! Grazie Andrea! E noi accogliamo la numero 2, Melissa Zorzan! Eccola qua, vieni Melissa, mettiti qui al centro! Anche lei vestita uguale. Questa è la giuria alla quale ti rivolgerai, alla quale chiediamo un numero da 1 a 40. Lei mi dica un numero da 1 a 40. 9. Disturbato mentre mangiava. Qui tu arrivi da Milano, ma tu non sai che i bresciani mentre mangiano non vanno disturbati. Allora, domanda numero 9. Senti, vai a scuola o hai finito? Vai ancora a scuola, allora raccontaci qual è la materia scolastica nella quale eccelli e qual è invece quella in cui vai peggio. Allora, mi piace tantissimo scienze, faccio il liceo scientifico di indirizzo biomedico, e mi piace anche molto matematica, mentre la materia faccio un pochino più di fatica inglese, me la cavicchio dai. Quindi te la cavi nelle scienze in generale, sia in quelle matematiche che nelle altre, e invece l'inglese, ma con l'AI, sai che le lingue sono importantissime tra l'altro. No, infatti me la cavo, però dovrei... Va bene, cosa vorrei fare tu da grande? Vorrei preferire
vorrei proseguire comunque sempre nell'ambito scientifico, magari infermieristica e medicina, adesso vediamo, e proseguire magari anche la carriera da fotomodella. Insomma, ci piace, ci piacciono tutti questi sogni che ti auguriamo ovviamente di realizzare. L'applauso per la nostra Melissa. Brava Melissa. Grazie cara, puoi andare. Fatti vedere ancora la nostra Giulia. Puoi parlare inglese, potrà sempre trovare un fidanzato inglese, risolto il problema, basta, no? Per imparare le lingue, quella è la soluzione migliore. Brava. Avanti con la numero 3, la nostra bella Rita Franceschini, vieni pure. Un applauso per Rita. Da Sarezzo. Allora, vediamo un po'. Signora, un numero da 1 a 40. 13. Il numero della fortuna. Per quale cantante faresti carte false per andare non soltanto al suo concerto, ma anche per poterlo incontrare nel backstage? Buonasera a tutti. Allora, sostanzialmente io sono innamorata dei Pinguini Tattici Nucleari, tanto è vero che ho fatto pure un tatuaggio dedicato a loro e a Napoli, cioè sono andata a Napoli per sentirli a maggio perché volevo seguirli. Questi sono di Bergamo, sono andata a Napoli. Beh. Sì, perché volevo fare anche un viaggio. Quindi ho colto l'occasione per stare qualche giorno giù a Napoli. Cos'è che ti piace soprattutto dei Pinguini Tattici Nucleari? Perché ti colpiscono così tanto? Allora, piacciono anche a me, ti dico. Ok, perfetto. Allora, principalmente i testi delle canzoni, che sono stati molto importanti per me sia quando ho fatto il mio anno all'estero che comunque quando dopo una rottura che c'è stata ho trovato un sacco di appoggio su di loro, ed è per quello che sono innamorata. Mi colpisce molto una ragazza così giovane, perché i Pinguini hanno un po' questo affare un po' da boomer, che colpiscono me perché sono un nostalgico come loro, ma tu sei giovanissima. Han colpito anche me. Va bene, ci piace. Allora facciamo fare anche a Rita la sua bella ospitatina sull'applauso del pubblico e sotto l'attenzione e gli occhi attenti della nostra giuria. E noi siamo pronti ad accogliere la numero 4, Desiree Mazzoni, eccola qua. Eccola, giovanissima tra l'altro. 15 anni. Complimenti. La nostra Desiree, un numero dall'1 al 40. 3. Sei pronta? Cara Desiree, se potessi avere la macchina del tempo, dove andresti, o meglio, quando andresti e per quale motivo? Andrei negli anni 90. Cioè, poco tempo fa. Cos'è che ti piace degli anni 90? Ma le canzoni che trasmettevano, un po' i vestirsi. Quindi l'abbigliamento anni 90, esatto. Le canzoni, quale canzone in particolare? Eros Ramazzotti, mi piace. È ancora vivo comunque, sì, sì. C'è ancora, fa ancora musica. Eros Ramazzotti, tu andresti d'accordo con la nostra ex coreografa, che era un'appassionata di Eros Ramazzotti ed è il motivo per cui è la ex coreografa, tra l'altro. Sto scherzando. Poi, altra musica che ti piace, anni 90? What is love? Era quella roba qua. Lo so che noi negli anni 90 eravamo già anziani, però c'era quella roba qua. Per quanto riguarda l'abbigliamento, anni 90 cosa ti piaceva? Gli abiti, erano molto belli. Certo, gli abiti. Capito, però quale abito in particolare? Cosa degli anni 90? Un po' in generale, quelli di sera. Gli abiti da sera? E poi nei film anni 90 vedi un sacco, esatto, di cose che sicuramente ti attirano. Sì. Vabbè, ci piace, c'ha 15 anni, quindi per lei gli anni 90 sono una cosa lontanissima, ma adesso la vediamo sfilare su questa passerella. Per voi la bellezza di Desiree Mazzoni. Con le note romantiche di questa fantastica canzone. What's going on in that beautiful mind? I'm your man.
Desiree, un applauso. E adesso abbiamo le gemelle, quindi le sono gemelle. Curioso di vederle separate. Davvero. Quindi la numero 5 si chiama Sofia Didini, arriva adesso. Ciao Sofia, vieni, vieni qua al centro. Signora, un numero da 1 a 40. 35, sei pronta Sofia? Allora, quale o quali personaggi pubblici non puoi proprio sopportare e per quale motivo? Ma nessuno in particolare. Sei troppo diplomatica, qua possiamo sfogarci, eh? Ci sarà un personaggio famoso che ti sta antipatico? Io ne ho in mente già diversi nella mia testa. Qualche personaggio famoso che ti sta antipatico per qualche motivo? Diciamo che Chiara non mi sta proprio simpatica, però. Quindi non ti è simpatica Chiara, no. Ma per i panettoni o in generale proprio, per come si pone? Fede ti era simpatico invece? Mi piace come cantante. Quindi ha fatto bene a mollarlo, dici? No, è stato cattivo anche lui, però mi piace come cantante. Va bene, quindi Chiara Ferragni non è simpatica, Fedez le piace come cantante e adesso la guardiamo sfilare. Sofia Didini! Prego! Grazie Sofia, siamo pronti anche ad ascoltare la gemella Benedetta Ghidini con il numero 6, arriva adesso. Vestita uguale. Potrebbe essere la stessa. Esatto, noi vediamo. No, io le distingo. È un'altra. A me sembra di distinguerle. Andiamo a recuperare un numero, signora, da 1 a 40. 5. Benedetta, raccontaci qual è il tuo personaggio storico preferito e per quale motivo. Allora, ce ne sono diversi, ma uno in particolare è Napoleone. Napoleone, perché? Infatti l'avevo portato anche alla tesi di terza media, ma soprattutto perché lui usava un sacco di cavalli e io amo i cavalli, è una mia grande passione e quindi abbiamo questa similitudine. Ah, quindi non per la sua straordinaria ascesa all'autoincoronazione, perché gli piace, perché vive i cavalli. Esatto. Quindi tu hai in mente quel famoso quadro di Jacques-Louis David con Napoleone sul cavallo impennato, giusto, sulle Alpi. Uno dei più belli quadri. In assoluto, brava, mi piace il tuo gusto e adesso ti guardiamo anche sfilare per voi Benedetta Ghidini. Salutiamo anche il mitico nostro fotografo ufficiale, che lo vedo ogni volta, che tra l'altro a giudicare dalla giovane età penso che lui Napoleone lo abbia conosciuto davvero, e quindi poi ci faremo raccontare qualche aneddoto. Intanto proseguiamo con le lady e rivediamo Cristina Antohe, eccola qua. Eccola, Cristina. Anche alle lady facciamo le nostre domandine, vado a recuperarla. Lei un numero da 1 a 40, 20? 20, numero tondo per Cristina. Vediamo. Allora, raccontaci qual è lo scherzo più riuscito che hai fatto nella bella tua vita questa. E a chi l'hai fatto. Avanti. Passo avanti. Buonasera, allora lo scherzo più bello l'ha fatta la mia figlia, che gli stavo dicendo che le avevo comprato un cagnolino. E lei era talmente così contenta che aveva già tutto pronto, invece io non avevo ancora pensato di prenderlo perché era un impegno grossissimo e sapendo che io lo devo curare, quindi per me era un scherzo perché lei è rimasta un po' male, giustamente. Ma è uno scherzo di una cattiveria inaudita questa. Infatti io sono molto cattiva. Ma poi l'hai comprato alla fine? Certo, adesso ho un beagle bellissimo che lo ama tantissimo, quindi risolto il problema. Allora è durato poco lo scherzo, esatto. Quindi ti ha perdonato. Un scherzo migliore. Sicuramente. E allora vai Cristina, un'altra grazie. Sfilata anche per te. Just walk away.
applauso anche le nostre lady, assolutamente, sono bellissime in tutte le generazioni e tutte le età. La numero 11 è Maria Mascolo, la riaccogliamo qua con noi, grande Maria. Loro non hanno l'abito istituzionale, ma loro sono in abito casual durante la prova comunicazione. Chi manca qui? La signora, un numero da 1 a 40. 33. Gli anni del nostro signore. Vi siamo qui dov'è? Nella location del presepe. Allora, 33. Qual è il gesto più carino che qualcuno ha fatto nei tuoi confronti? Raccontacelo. Questa faccia da furbetta, falla alla giuria così prendi. Così vinci immediatamente. Prendi i punti. Ma principalmente un gesto proprio che mi ricordo tantissimo è stato fatto da una persona molto speciale per me, che purtroppo adesso non c'è più, e di accogliermi nella sua casa e farmi sentire parte della sua famiglia. È un gesto bellissimo questo, sì. E quindi come si chiama questa persona? Non c'è più, però lo salutiamo lo stesso. Certo, la mitica Madame Sissi. Madame Sissi, facciamo l'applauso per Madame Sissi. Straordinario artista, meravigliosa persona che ho avuto modo di conoscere molto bene e che ci manca tanto. Grazie cara, vai, vai, sfila per noi, regalaci questo momento magico. Maria, lascia il posto alla 12 che accogliamo subito, Patrizia De Pace. Eccola qua la mitica Patrizia, pronta per la nostra domanda. Direi vestita proprio a tema. Manca soltanto la nostra presidentessa, il numero da 1 a 40? 23. Potendo invitare chiunque al mondo, chi inviteresti a cena e per quale motivo? Non deve essere per forza una cena romantica, può essere anche un personaggio che tu stimi, con cui ti piacerebbe fare una chiacchierata, puoi scegliere chiunque al mondo. Chiunque al mondo? Il primo che ti viene in mente. Non ho idea in questo momento. Ma ci sarà un cantante, un attore che ammiri? Sì, Michael Jackson. Quello però è difficile, non c'è, non c'è. È finito. Un altro che ti piace vivo, se abbiamo qualcuno. Vasco Rossi. No, Vasco Rossi è ancora vivo. Quindi una bella cenetta, tu e Vasco Rossi, un tête à tête. Qual è la prima cosa che chiederesti a Vasco? Di cantarmi una canzone. Tutta per Alba te. Chiara. Alba Chiara, dedicata a te lì a cena, sì, a lume di candela. Sì. Piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli con sole. Una cosa meravigliosa. Vai Patrizia, fatti vai, vedere Patrizia. Con la bella sfilata. Sulle note però di George Michael, mitico George Michael, un altro pilastro della musica, altro personaggio che purtroppo non c'è più e ci manca. Fantastica Patrizia, avanti con la numero 13, Leda Maccabiani. Lady Leda. Vieni qua al centro, io qui ho finiti, Allora andiamo là in fondo, un numero da 1 a 40. 1. Bello, mi piace. Numero 1. Qual è il tuo supereroe preferito e per quale motivo? Se c'è. No, non sono un amante degli supereroi, quindi. Però qualche supereroe non è che deve essere per forza Spider-Man o Superman, può anche essere una persona che per te è un grande supereroe, non è detto che sia per forza uno della Marvel o della DC. Posso cambiare domanda? Vuoi cambiare domanda? Chiediamo al presidente di giuria, possiamo cambiare domanda? Numero da 1 a 40? 3.
Se potessi avere la macchina del tempo, in quale periodo storico andresti e per quale motivo? Nell'età vittoriana. Ah, nell'età quindi, ma nell'Inghilterra vittoriana proprio? Sì, perché mi piacciono i vestiti pomposi, belli. E poi anche tutto l'arredamento, tutto particolare. Sanzioso, tutto. Diciamo che in Inghilterra la famiglia reale è rimasta lì però come stile, siamo rimasti, esatto. Lì, lì si è veramente fermato il tempo, che è una cosa molto affascinante ma anche un po' anacronistica. Comunque l'età vittoriana per la nostra Leda, che adesso ci regala un'altra bella sfidatina. Vai Leda! Vai Leda! Stasera la playlist del nostro Franco non è male, eh? Eccezionale, davvero. DJ Fox. Questo grande Brian Adams. Yes. Complimenti alla grinta di Lady Lega che non ha indietreggiato di fronte alla proposta di cambiare domanda. Grande, grande. Okay. Non è da tutti. Le nostre fanciulle hanno una marcia in più. Anche i nostri fanciulli. Oh, finalmente. Lo conosciamo? Lo conosciamo. Chiamiamolo il nostro Fausto Spada. Eccolo. Un applauso al nostro mister. Un numero da uno. Anche tu. Ah, perché l'altro l'avrà saltata l'uno. Quindi lì ce l'avrà per la risposta. Lo so che ce l'hai. Qual è il tuo supereroe preferito e per quale motivo? Vai. Il mio supereroe preferito è sicuramente Clark Kent, quindi Superman. Esatto. Clark Kent, ovvero Superman, perché? E soprattutto quale Superman? Perché abbiamo avuto diversi Superman cinematografici, abbiamo quello originale, chiaramente, il fumetto. L'ultimo, quello che hanno fatto anche la serie Smallville. Ah, quindi l'ultimo, esatto. Superman cinematografico, sì. Ok. Cosa ti piace di Superman? Cosa faresti se tu fossi Superman per un giorno? Beh, sicuramente mi piace come è la sua struttura fisica, il suo portamento, il suo essere, e soprattutto poi ha molti poteri che la gente comune non ha, quelli appunto non si può. E poi è bello il fatto che uno si toglie gli occhiali e diventa tutta un'altra roba, esatto. Ti ricordo anche del sì. Film, dei miei film con Christopher Reeve, straordinario attore, no? Con gli occhiali sembrava uno sfigato, tolti invece. Quelli, era super, pazzesco. Grande Fausto, vai, fatti vedere anche tu la nostra giuria. E poi salverebbe tutte le nostre missis. Grande Fausto, io ringrazio anche Gloria che mi ha assistito, grazie. In questa fase con il microfono. Noi ci vediamo tra pochissimo, perché tra poco sarai tu la protagonista su questa passerella che adesso rivedrà le nostre miss e il nostro mister in costume da bagno, non le nostre lady, per ovviamente la valutazione della fisicità e dell'ultimo sforzo che chiedo alla nostra giuria di questa sera. Ve le ripresenterò ancora una per una, ripartendo dalla numero 1, Andrea Sassone, eccola qua. 27 anni, da Romano di Lombardia, segno zodiacale Acquario. E la nostra sorridente Andrea lascia il posto alla numero 2, l'applauso per Melissa Zorzan. Eccola qua la nostra Melissa. Prego caro, la passerella è tua, Melissa da Milano, a 17 anni, segno zodiacale Capricorno. Yeah.
proseguiamo con la numero 3, l'applauso per Rita Franceschini. Arezzo, Rita, 23 anni, nata sotto il segno della bilancia. In Trenton, I'm on my mission. We will weather this better with a division. Let me be the love. Salutiamo Rita e accogliamo la numero 4, Desiree Mazzoni. Eccola qua che arriva. L'applauso per la bionda Desiree, 15 anni, da Cremona, segno zodiacale Capricorno. E proseguiamo con la numero 5, arriva Sofia Ghidini. Eccola qua, l'applauso anche per Sofia da Lumezzane, 15 anni, segno zodiacale bilancia. E dopo Sofia accogliamo anche la numero 6, Benedetta Ghidini, eccola per noi. Un bel applauso anche per Benedetta, anche lei ovviamente 15 anni, da Lumezzane, segno zodiacale bilancia. E abbiamo da valutare in costume il nostro mister, quindi richiamiamo il numero 1, Fausto Spada. L'applauso anche per Fausto, eccolo qua, è tutta da mare, sempre abbronzato. Fausto arriva da Lumezzane, 32 anni, segno zodiacale pesci. Si chiude ufficialmente il concorso Miss e Mister Model, Miss Valtrompia. Adesso il nostro patron Franco Mussari passerà a ritirare naturalmente i fogli di voto. Noi ci ritireremo per lo spoglio.
abbiamo una giovane ragazza di 21 anni che voi avete già conosciuto, tenace, determinata e ambiziosa, originaria di Bovegno, con la sua grinta indomabile cerca sempre di cogliere il lato positivo in tutto, non accontentandosi mai della mediocrità, ma puntando sempre al massimo delle sue capacità. Ciò che la contraddistingue sono i suoi ricci esplosivi e il suo sorriso smagliante, a cui traspare un carattere forte e solare, affiancato da una delicata dolcezza cristallina. Il suo motto? Pace stellari a tutti! Accogliamo con un grande applauso Gloria! Every night you never leave without you by my side. I've been a specimen now, thinking hard and wrong and strong, and learning how to get along and so perfect. Pull my feet, I just walk in to find you here with that same look upon your face. I should have changed the secret lock, I should have made your interview. If I had known for just one second, you'd be made too mad at me. Davvero tutti voi per essere qui, per mostrarci tutto il vostro calore, vi voglio carichi logicamente lungo il proseguimento di questa fantastica serata. Ringrazio immensamente per essere stata scelta come reginetta insomma della serata, è davvero un onore per me essere qui. Tuttavia, nonostante diciamo la concezione tradizionale della reginetta, della consueta reginetta, sia una reginetta impassibile, quasi come se fosse un soprammobile, appunto, che non si muove, io sarò una reginetta, diciamo, particolare, o meglio, sarò me stessa in tutta la mia naturalezza, in tutta la mia umiltà, e di conseguenza, insomma, cercherò in tutti i modi di farvi scaturire delle emozioni proprio in tutta la mia genuinità. Proprio perché una reginetta, secondo me, che si rispetti, essendo appunto stata scelta come reginetta della serata, non è una reginetta con una corona, ma una reginetta, insomma, con un'armatura, perché sappiamo che la vita è dura, mettiamola così.
Insomma, la base di questo concorso di bellezza come messaggio penso che non sia la bellezza intesa come tratti estetici espressi nella loro, diciamo, fisicità a livello particolarmente superficiale, ma l'obiettivo è proprio quello di valorizzare la bellezza interiore, quindi l'essenza della persona. E ciò che conta è proprio la personalità e il carattere che una persona manifesta. E quindi riuscire ad emozionarsi e suscitare emozioni. Quindi a questo punto colgo l'occasione per cantare una canzone il cui titolo in realtà, non è proprio confacente alla mia personalità, perché dice l'emozione non ha voce, invece io voglio sentire la voce delle vostre emozioni. Vai DJ! Io non so parlare di me, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro, ma se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si espande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai lo giuro, si tradisce, non perdono. Ti sarò per sempre amico, più geloso come sei. Io lo so, mi contraddico, ma prezioso sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, e io non conosco la mia compagna. Prendo un fuoco facilmente, fuori la voce, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, io non conosco la mia compagna, tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Noi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore, di fiducia, poi sarà quel che sarà. Solo noi! Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai. E ora con il nostro DJ passiamo, diciamo, alle notte di emozioni, ma emozioni un po' più forti, un po' più selvagge, perché siamo al Clubhouse Helvadek. E allora arriva la Nannini con America. Qua vi voglio carichi, però, e qua vi devo sentire proprio, devo sentire l'energia che esce dai fori della pelle. Tutti insieme! Yeah.
adesso ti smuoverai. Per oggi sto con me mi danzo, nessuno mi vede. E allora carezzi i cuccioli, amici di tutti me. Nella Isla Bonita. Arriva l'estate, un caldo afoso si spera. Reginetta, siccome avete visto che sui Temple Land è Reginetta di Miss Valtrompia, ma noi vogliamo passare dal Temple Land alla realtà, quindi incoroniamo Gloria Reginetta di Miss Valtrompia con Modografica Caldera. No, troppo gentile. Modografica Caldera. Con Modografica Caldera. Grazie infinite, davvero, grazie mille. Con una bella, simpatica caraffa delle terme di Mario. E poi Giambattista Caldera che ti dà un premio. È un buono per un Forex 70%, una girettura FIA che sceglierai. Grazie infinite, con gratitudine davvero sconfinata. Complimenti. Veramente, ti voglio davvero bene.